Trovati a un libro un podcast.la, episodio 41 del nostro podcast dedicato a un nuovo libro targato Letteratura Alternativa Edizioni. E oggi torniamo alla poesia, una poesia contemporanea, acerba per forza di cose, eppure allo stesso tempo adulta e strutturata e ineluttabilmente aforistica. Una lucciola nel buio, una raccolta di poesie e aforismi tra il romanticismo, il realismo e la fragilità, dalla timbrica contemporanea e dal sapore postmoderno. L'autore Mattia Pangrazzi riesce a imprimere il suo stile così originale e caratteristico all'intera opera, addentrandosi nei meandri più intricati dell'animo umano. Quella stessa identità pervasa da dubbi, ossessioni, timori infiniti e sogni fragili, desideri e chimere alle quali ci si aggrappa nei momenti più bui dell'esistenza. Ma chi è l'autore? Mattia Pangrazzi nasce a Riccione in provincia di Rimini nel 1991, frequenta l'istituto alberghiero Severo Savioli e si diploma nel 2010. La passione per la scrittura si manifesta già sui banchi di scuola, dove spicca per la grande capacità di comunicazione e linguaggio. Grazie anche ai social network, Mattia riesce a esprimere riflessioni contemporanee e concetti poetici in poche righe, pur mantenendo intatto il pensiero che vuole trasmettere. La scrittura diventa per lui sempre più necessaria, influenzata anche dall'amore per il cinema e per la musica. Così, dopo qualche anno, sceglie la via dell'auto-publishing e per iniziare a imprimere su carta alcune delle sue poesie, parte dei suoi pensieri e diversi aforismi, creando un suo piccolo globo virtuale. Nel 2020 Mattia partecipa a un concorso letterario di poesie su scala nazionale con la poesia Il dettaglio accecante, che gli conferma una buona valutazione della giuria per la quale si aggiudicherà un attestato di merito. E sarà la nostra Dolce Domizia ad aprire le pagine di questo libro con una prima lettura. Seguirà un'altra lettura di Roberto Portinari, la recensione al libro curata impeccabilmente da Domizia Moramarco per il blog Mi Libro in Volo, un'altra lettura di Mauro Crosetti, l'intervista all'autore curata dall'implacabile Roberto Portinari e in conclusione un'ultima mia lettura. Francesco Landi, come sempre, ci avvolge con le sue preziose composizioni musicali create appositamente per ogni lettura e trasforma magicamente ogni episodio in un piccolo grande tesoro. Da un libro un podcast è tutto, un saluto da tutto lo staff e il nostro arrivederci all'11 aprile con un nuovo libro, un nuovo podcast. Un augurio di buona Pasqua a tutti voi. Ciao! Perla. Vastità impronosticabile e mi fugge via il senno. Sbarrati sono ora gli occhi, i miei occhi a cui è stata donata finalmente una vista. Devo notare per non far di me una facile preda di pescecani silenziosi. Di acqua. Quanta ne ho bevuta e salsedine sulla carne che ormai creatura marina mi rende. Giungo a riva, distesa di fine sabbia bianca. Affannato il respiro, balbettante la vista, insicuro il passo ed il cuore con lui. Se vi è un senso a tutto, senz'altro è qui, su questo lembo di terra segreto, distante e scomodamente necessario. D'improvviso un lampo di luce, tra le fronde da qualche parte un bagliore di rara bellezza. Sposto piante, mangio insetti e prego un Dio mai creduto. Infine, eccola, una perla incastonata su di una roccia. Non all'altezza, intimorito e stanco, mi ci inginocchio innanzi, i miei verdi occhi su quel bianco bagliore. Mi scaldo il cuore, assaggio boccate di pace, elimino il superfluo. Io e quella perla, io e la mia perla.
l'ultimo osso. Che non sono altro. Questa notte, oh sì, un osso mi hai lanciato. E mi sembra già abbastanza così. Mai all'altezza di nulla, mi ritiro dalla scena. Nessuno si dispera. Che il cielo tuoni, oppure no, io comunque senza cuccia starò. E non certo per questa clemenza cesserò di bestemmiare. Infatti tuoni dall'alto e carne bagnata. Niente mi avanza se l'amore ho perduto. Gli amici sparsi a morire e nemmeno Dio riesco a trovare. Non voglio salvezza e non avrei niente per pagarla. Pensi davvero sia gratuita? Chiedo solo, lasciatemi finire l'ultimo osso. Ed esistenziali prima, concise e lapidari dopo, il giovane autore romagnolo Mattia Pangrazzi, nella sua raccolta Una lucciola nel buio, si fa portavoce del malessere di un'anima intrappolata nell'eccesso di realtà, che aspira alla conquista del cuore sulla ragione. Non esiste casa quando il cuore non si sente al sicuro. Cerca un posto caldo, il poeta contemporaneo Mattia Pangrazzi, in cui riposare il cuore, un cuore che ama, che dona, che sa piangere. È il cuore di un uomo che si affaccia alla vita e spesso quello che vede non gli piace. Non vuole ipocrisia né menzogne, vuole verità pulsanti nel fluire incessante delle emozioni autentiche. Non avere mete, ma andare senza destinazione. Non avere padroni che impongono, ma solo emozioni da liberare. Nei suoi versi, immagini di luce si alternano a immagini di ombre, dalla leggiadria al dolore, dalla fantasia alla realtà, e non c'è silenzio che placchi l'urlo che risale. Al silenzio non siamo abituati, il silenzio fa paura, perché ognuno combatte con i propri demoni. E ancora visioni dalla morte alla risurrezione, dall'inverno alla primavera, una discesa dantesca nell'inferno che abitiamo, prima di poter risalire a un paradiso sconosciuto ma agognato.
Pagliaccio dal rosso naso sarò, se mi chiederai di giocare. Il poeta vuole far felice chi ama, regalare un sorriso, orizzonti senza limiti. Vai cercando qualcosa di cui tanti parlano, ma pochi conoscono, eppure tutti sognano. Il sogno è salvezza nella poesia di Pangrazzi, è la dimensione da preferire alla realtà, nonostante noi omuncoli, piccoli e miseri, scegliamo sempre per abbandonarli i sogni. Il problema, scrive infatti il poeta nella sezione conclusiva dedicata agli aforismi, non è che viviamo di sogni, il problema è che moriamo di realtà. E ancora, sogniamo in tanti, in pochi realizziamo i nostri sogni. Alcuni cambiano sogni, altri delusi smettono di sognare. Poi ci sono quelli che hanno sempre e solo avuto incubi. E quindi, se viviamo immersi nella nostra visione mostruosa del mondo, dov'è la felicità? Sono le piccole cose che ci salvano, una lucciola nell'oscurità. La felicità sta forse nell'amore? Ma l'autore si domanda. E se fossi stato innamorato del concetto di amore più che di te? Assalita da un continuo domandarsi, l'anima del poeta intende cogliere il bello che c'è nel mondo, lasciando sgorgare liberamente dalla fonte del cuore i sentimenti più sinceri, ma spesso la ragione paralizza. Non si arriva così presto a togliere il velo per scoprire la verità. La ricerca della stessa verità, forse, è la vita stessa allora. La cattiveria trascinerà il mondo nell'abisso. Non esiste santo né demonio, solo l'uomo. E allora l'uomo chi è? Un essere capace di rialzarsi alla ricerca di una mano tesa che arriva con i battiti accelerati del cuore quando accogliamo un nuovo amore, quando scopriamo di essere capaci di amare, ancora e ancora. Perché l'anima, ammonisce infine il poeta, resta nei posti dove l'abbiamo lasciata, fedele, sempre. E noi, umanità postmoderna alla deriva, la dimentichiamo in un angolo e lasciamo prendere polvere mentre rinvigoriamo l'ego. La raccolta di Mattia Pangrazzi, Una lucciola nel buio, pubblicata da Letteratura Alternativa Edizioni nel 2020, si fa portavoce del disagio sociale di una generazione abituata troppo a pensare e che si ritrova a fare i conti con l'esigenza di esprimere sensazioni sopite che si risvegliano al richiamo di un desiderio universale umano che ci accomuna tutti, passando per la dimensione onirica, la porta verso la conoscenza di noi stessi e quindi, forse, della felicità. L'uomo che aveva quasi capito. A chi chiedeva come mai portasse occhiali da sole anche in casa, lui rispondeva: davanti ai miei occhi è sempre soleggiato. L'immaginazione, la sua più forte arma. Per alcuni era svitato, per altri un poco di buono e per pochi, pochissimi altri, addirittura un genio. Lui sorrideva a tutti in viso e l'occhio strizzava in segno d'intesa. Il mondo non avrebbe salvato, non per egoismo, non trovava soltanto la porta d'ingresso. Stelle anche di giorno, e pianeti tinti di viola, comete in salotto, frammenti in teiere e colazioni marziane. Era solito tramutare problemi in perle e in dolci armonie i frastuoni del mondo. Lasciatemi sognare, era solito far fogliare. Sono distante un sogno soltanto dall'aver capito tutto.
Mattia, benvenuto in questa nuova puntata del podcast di Letteratura Alternativa. Con la tua scrittura esprimi dei cortocircuiti di umore che dimostrano un'effervescente vitalità votata allo slancio emotivo. Nel complesso di questo universo, quale ruolo riveste per te il ricordo? Allora, l'importanza del ricordo. Nella mia vita e di conseguenza anche nella mia tipologia di scrittura, nelle mie poesie, il ricordo è assolutamente una fonte di ispirazione e non penso per smetterà mai di esserlo. E ci sono momenti nella nostra vita tristi, ma anche semplicemente noiosi, momenti, periodi in cui sembra che all'orizzonte non ci sia niente di nuovo. Ed è lì, secondo me, che l'essere umano va a pescare il ricordo. Ricordi appunto belli, magari, di sensazioni forti, di passioni. Ecco, nel caso della mia scrittura, delle mie poesie, essendo poesie prettamente d'amore, romantiche quindi, nostalgiche, anche malinconiche, il ricordo assume un'importanza decisiva. E appunto si può dire che Una luce nel buio sia una raccolta un enorme ricordo poi spezzettato che è diventato una raccolta di poesie. Le mie poesie sono tanti piccoli ricordi. E alcune volte magari stavo vivendo un qualcosa anche in quel momento, ma assolutamente quando mi metto a scrivere devo per forza andare a pescare negli angoli del cuore, diciamo, ricordi di luce, ricordi d'amore, ricordi romantici, e poi li faccio diventare poesia mettendoli su carta. Quindi il ricordo è assolutamente importante per me nella vita di tutti noi. Non ci sono ricordi solo positivi, ci sono ricordi anche negativi, anche se alla mente proviamo sempre a far arrivare quelli positivi. E penso sia giusto così. Mi verrebbe da dire che il ricordo è qualcosa di passato, ma che definisce e segna il nostro presente in maniera veramente potente. Quindi lunga vita al ricordo, assolutamente lunga vita al ricordo. C'è una poesia, L'uomo che aveva quasi capito, il suo titolo, che tratta il tema del sogno parlando di una strana figura con indosso ovunque vado occhiali scuri. Spiegaci che cosa rappresenta per te appunto il sogno e in quali termini ritieni possa essere una chiave per la comprensione della realtà. Allora sì, la poesia L'uomo che aveva quasi capito. Allora, innanzitutto è una delle mie poesie preferite e mi andrebbe molto raccontarvi una piccola chicca, una curiosità, un dietro le quinte inerente a questa poesia. Infatti il personaggio di cui parlo è ispirato a Il Drugo Leboschi, personaggio dell'omonimo film Il Grande Leboschi, interpretato da quel grande attore che è Jeff Bridges. Allora, quel personaggio, secondo me, specialmente per la mia generazione, è un personaggio cult come il film, ed è una specie di personaggio che ha una specie di forte idea comportamentale per quanto riguarda specialmente i ragazzi e le ragazze della mia generazione, secondo il mio punto di vista, in quanto è come se ti insegnasse un po' come fare a cavartela in questa realtà a volte così amara e così pericolosa, che ti pone problemi su problemi e su problemi. E in questo film il personaggio indossa quasi sempre un paio di occhiali che io metaforicamente ho come pensato fossero una specie di copertura, protezione contro un qualcosa che è meglio quasi non vedere a volte, e questo qualcosa è il mondo, è la realtà. Ora, questo può essere un problema, nel senso che penso ci vogliano le mezze misure.
Quindi il sogno è molto importante. L'errore che si può fare è quello di smettere di vivere e concentrarsi solo sul sogno. Questo sarebbe un errore importante, un errore grave. Io, per esempio, nel mio piccolo, con questo libro, grazie anche a letteratura alternativa, sono riuscito a esaudire un sogno che ho sempre avuto fin da quando sono uscito dalle scuole, ovvero quello di lasciare un qualcosa di mio, di scrivere un qualcosa di mio e di lasciarlo alle persone che avrebbero avuto voglia di leggerlo. E, ecco, penso che questa sia la chiave giusta. E, riuscire a non farsi danneggiare dalla amara realtà, dalla amara vita, e quindi far rimanere il proprio sogno o i propri sogni sempre intatti, ma cercare di appunto portarli dentro alla tua vita e non vivere dentro il sogno, perché poi comunque sia un minimo i conti con la realtà se li dobbiamo fare tutti. Quindi riuscire a coniugare queste due cose. E penso che il personaggio del drugo, a modo suo, ci abbia insegnato un po' la giusta via, diciamo. E in questa poesia appunto il personaggio è molto ispirato a lui. Raccontaci infine, Mattia, quali sensazioni si muovono in te quando scrivi una poesia. Per usare le tue stesse parole, spiegaci quando e come il tuo coefficiente poetico riesce a trasformare l'inchiostro. Grazie per il tuo tempo e buona continuazione di domenica. Allora, il mio coefficiente poetico. Il mio coefficiente poetico trasforma l'inchiostro quando un pensiero o un bisogno o un'idea o un problema, un qualcosa che appunto mi turba, un malcontento, non riesce più a stare dentro e quindi ha bisogno assolutamente d'aria, necessita di uscire, e lo faccio uscire appunto su questi fogli. Ho sicuramente bisogno di entrare nel mood giusto, quasi sempre, anzi direi sempre, mi occorre musica come sottofondo. Ecco, magari se quello che devo scrivere è un qualcosa di nostalgico, di doloroso, sicuramente la musica sarà di un certo tipo. Se devo scrivere qualcosa di magari un po' incavolato, un po' duro, la musica avrà un altro tipo di appunto di impatto melodico, però assolutamente scrivo quando ho bisogno di farlo. È nato tutto così, per quanto riguarda almeno la mia tipologia di scrittura. Penso che sia un qualcosa che accomuna un po' in generale gli scrittori, specie i poeti, cioè quelli che scrivono poesie. Come ho sempre detto fin dalle prime interviste che ho fatto, o alle prime domande a cui ho risposto, penso che la poesia, per forza di cose, tu la senti quando la scrivi. Non è come quando parli di altro, non è come quando inventi un romanzo o storie brevi in cui ci possono essere comunque dei tratti biografici che hai vissuto davvero, ma la poesia deve essere per forza tutta così, perché tu non fai altro che gettare i tuoi malumori o quello che hai provato, i tuoi ricordi belli, i tuoi ricordi brutti, le tue sensazioni, le butti su carta e quindi per forza di cose parlano di te. Quelle righe, quelle parole, quella poesia parla di te, che sia poi un te passato, un te presente, comunque sia, appunto, penso che le poesie siano tutte autobiografiche. Quindi appunto quando sento che il vaso è colmo, il mio vaso interno è colmo, il mio vaso interno delle emozioni è pieno, lo getto su carta e scrivo.
La vita oltre l'oscurità, la luce che non arriva. C'è chi sanguina, chi combatte i suoi demoni e non sempre vince. Qualcuno ha bottiglie di gin con cui fare l'amore, oceani di liquidi, mai semplici in cui nuotare. Notti e destini incrociati, ruota che gira, stavolta sta a me. E sprofondo, sprofondo, sprofondo sempre più in basso e ancora più sotto. Respirazione bocca a bocca e oscurità chiaramente discernibile. Si può sentire, si può assaporare, niente di buono, turbe mentali. Come lepri dagli occhi rossi, aguzze zanne, si infilano nell'orto dei fragili. Ancora un tuffo in quegli oceani e qualcosa smetterà di fare rumore per sempre. I pensieri o i miei passi stanchi su questa merda di mondo. Penso ai tuoi occhi che mi ricordano i miei felici. Quante cicatrici, quante paranoie, e tornare dovrò a quelle foci d'amore. Chissà di echi distanti, di cieli bucati e sogni infranti. Rimane scriverti versi per ingannare gli istanti. Giurerò senza menzogna che prima di saltare in te non ho pensato e mi sono perso apposta. Dopo il coprifuoco sarà la zona rossa del calore che ho sentito. Scriverò senza pretesa. Se ciò che posso fare per curare la parte lesa, perché ho brividi di calore e non c'è inverno così lungo come quello del mio cuore.